Aggiornamento incendio all'Alpe Cabanna, le fiamme che hanno distrutto il sottobosco, parliamo di più di 100 ettari sulle pendici del Mon Barone, hanno creato un'ennesima imponente ferita. Due le ipotesi al vaglio degli investigatori dei vigili del fuoco. La prima è che l'incendio sia divampato per colpa dei tanti botti sparati nella notte di San Silvestro in tutto il Biellese e anche in questa zona, oppure con più probabilità, come accade ormai praticamente ogni anno nello stesso luogo, che il rogo sia stato appiccato apposta dalla mano dell'uomo in più punti, precisamente tre, per fare in modo che le fiamme potessero attecchire ed impedire nel contempo alle squadre biellesi del Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte, unitamente a Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali, di spegnere in tempi brevi i focolai. Ora si attende l'esito delle indagini.